Protagonista già durante gli anni dei muti risorgimentali, la Brigata Barletta si distinse per valore e sacrificio in numerose battaglie durante la Prima Guerra Mondiale. A ricordarne le gesta, una conferenza monotematica tenuta dalla scrittrice e giornalista Bianca Tragni, organizzata nella Sala Rossa del Castello di Barletta nell'ambito delle celebrazioni del centenario dell'armistizio della Grande Guerra. I soldati della Brigata Barletta, ricorda la docente altamurana, furono per lo più giovani contadini chiamati ad imbracciare le armi ed inviati sul fronte a combattere eroicamente il nemico. I nostri soldati, umili soldati, per lo più contadini, so che Barletta è una città di mare, ma so anche che la Brigata Barletta era formata soprattutto di contadini. Ebbene, io ho scritto un libro che è la storia di un contadino pugliese che va a fare la guerra. Un ragazzo di 18 anni, quindi un ragazzo. E quindi vive questa esperienza nuova, dalla Morgia, dalla Puglia, si trova in mezzo alle Alpi, e quindi un paesaggio completamente diverso, un'agricoltura diversa, ma lui non è andato lì per falciare, seminare e raccogliere, è andato lì per uccidere, per combattere, perché gli ordinano di uccidere. E questi nostri contadini hanno fatto il loro dovere fino in fondo, anche quando sono stati sconfitti, perché la Brigata Barletta, come tutto l'esercito italiano, fu travolto dagli austro-tedeschi. La famosa disfatta di Caporetto, che nonostante furono massacrati, riuscirono a fermare l'ondata del nemico e a passare al contrattacco. E dalla grande sconfitta, come io scrivo nel libro, ci sono due capitoli centrali, la grande sconfitta a Caporetto, alla quale assiste Nicolino, alla grande vittoria, Vittorio Veneto, nel giro di meno di un anno, insomma. Tra gli ospiti intervenuti alla conferenza anche il generale di brigata Gaetano Carli, pronipote del sergente Giuseppe Carli, medaglia d'oro al valor militare, morto eroicamente a soli 19 anni durante gli eventi bellici del primo conflitto mondiale. Giuseppe è uno dei militari della mia famiglia, ma il fratello stesso, cioè mio nonno, pluridecorato, mio padre, decorato e così via discorrendo. Sì, portare su questo sentiero del ricordo, della memoria, il ricordo, la memoria di chi ci ha preceduto e ha saputo in un momento critico della storia dare il massimo di se stesso, dare il massimo di se stesso per gli altri. Questa è una lezione che non dovremmo mai dimenticare. L'incontro alla Sala Rossa, culminato nella consegna di diplomi alla memoria dei caduti di Barletta durante la Prima Guerra Mondiale, è stato organizzato dall'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci in collaborazione con l'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra. È un portare la memoria ai nostri nonni, i nostri bisnonni, che hanno fatto tanto per consegnarci una nazione, l'Italia, unita. Quindi la Prima Guerra Mondiale è sul scendere delle guerre di indipendenza, che si sono finalmente riunite sotto un'unica bandiera, quindi bisogna ricordare fermamente i valori di questi nostri nonni che in maniera ardita e volontaria sono andati sui monti a combattere queste guerre.